Invece a destra della barra di ricerca c'è l'icona di Cortana. Vedete anche che ci viene detto parla con Cortana. Allora, Cortana funziona in questo modo. Se capisce quello che diciamo, ci risponde, altrimenti va a cercare direttamente su internet attraverso il motore di ricerca Microsoft, ovvero Bing. Proviamo a chiederle qualcosa. E vediamo. Ciao Cortana. Oi, ciao! Se clicchiamo di nuovo possiamo interagire ulteriormente. Come stai? Tutto bene? Dici il meteo di oggi? Previsioni indicano che splenderà il sole, con una massima di 22 gradi e una minima di 6. Allora, notate immediatamente che ovviamente mi ha dato le previsioni di somma vesuviana, ma io non sono a somma vesuviana. Questo perché? Perché sto interagendo da un computer desktop che non ha il GPS, quindi si basa sul server a cui siamo collegati e quindi va a determinare la posizione in base all'indirizzo IP di quel server. Però, se utilizziamo un dispositivo con GPS, la questione diventa più precisa e quindi dovrebbe darci ovviamente le previsioni del luogo in cui ci troviamo. Cortana, ovviamente, è un qualcosa in più che io personalmente utilizzo poco, ma forse perché sono poco, diciamo, cioè sono un utente vecchio stampo, però. Mi rendo conto per chi si approccia al computer oggi, comunque Cortana è un qualcosa di innovativo. Ho già detto che non va a riconoscere proprio tutto quello che le chiediamo, forse assistenti come quello di Google o Siri sono molto più precisi nel dare risposte e così via. A destra, invece, ancora del pulsante Cortana abbiamo il visualizzatore attività. Questo che cosa serve? Serve per gestire le finestre in maniera più rapida e semplice se abbiamo tante finestre aperte. Io adesso se clicco, voi non vedete che ho altre applicazioni aperte come Microsoft Edge perché ho il dual monitor e quindi sto utilizzando il cattura schermo solo su uno dei due monitor che ho. Però se io adesso vado a cliccarci sopra, vedete che ci sono tutte le applicazioni aperte. Selezionando un'applicazione, ovviamente mi va ad aprire l'applicazione che ho richiamato. Se vi ritorno su, posso anche diciamo, chiudere le applicazioni, stesso da qui, e poi mi fa vedere diciamo, la cronologia delle esplorazioni che ho avuto, cioè praticamente che ho effettuato. Nonché quello che ho aperto su Microsoft Edge e così via, i software che ho utilizzato, per esempio. Allora, novità che credo comunque era già implementata anche in Windows 8, io vi dico che Windows 8 l'ho usato pochissimo perché non mi trovavo bene con l'assenza del menu start e quindi utilizzavo 7 anche quando c'era 8. Quindi non sono, diciamo, non sono molto esperto di Windows 8, però vi posso dire che funzione che è stata aggiunta è quella dei desktop multipli, cioè vale a dire la possibilità di avere un desktop in bianco senza le applicazioni che sono aperte sull'altro, cioè sono delle aree di lavoro separate. Che possono servire quando si lavora in produttività. Per esempio, faccio diciamo due lavori differenti, voglio tenere le applicazioni separate sui due desktop. Ci sono dei tasti, ci sono delle scorciatoie da tastiera per poter accedere ai vari desktop e per switchare tra le varie applicazioni. Allora, per accedere al visualizzatore attività senza fare clic appunto sulla relativa icona,
Si può utilizzare la scorciatoia da tastiera premendo la combinazione di tasti Windows più tasto di tabulazione, cioè il tasto Tab. In questo modo si accede senza andare a cliccare sopra l'icona del visualizzatore attività. Se vogliamo passare tra un desktop e un altro, senza appunto andare a cliccare qui, poi cliccare su desktop, eccetera, eccetera, mi sono dimenticato di dire che comunque potete aggiungere quanti desktop volete, basta cliccare qui, ne aggiungete ancora un altro, potete eliminarli premendo sulla X. Se io voglio passare dal desktop 2 al desktop 1, basta premere la combinazione di tasti, tasto CTRL, Windows e freccia a destra o sinistra. In questo modo switcho tra i vari desktop senza andare a cliccare sull'icona. A destra invece abbiamo la vera e propria barra delle applicazioni. Qui abbiamo i lanciatori dei vari programmi che possono essere personalizzati in posizione, possono essere rimossi oppure possiamo aggiungere altre applicazioni a questa barra, ma non vi è nulla di nuovo rispetto a Windows 7, si poteva fare già lì e si è potuto fare anche Windows 8. Quindi questa barra delle applicazioni rimarca in maniera abbastanza fedele quello che c'era già in Windows 7. Particolarità, non so se queste scorciatoie da tastiera che ho appreso, diciamo, con l'utilizzo di Windows 10 funzionavano anche precedentemente. Quindi le illustriamo. Io adesso ritorno sul desktop di prima in modo tale che vedo le mie applicazioni aperte. In pratica, premendo la combinazione di tasti Windows più lettera T, io posso selezionare le varie applicazioni, quindi andando praticamente a fare una tabulazione sulle varie applicazioni. Se voglio ad esempio ripristinare una finestra, premo il tasto della barra spaziatrice e quindi la ripristino. Per quel che riguarda invece la gestione delle finestre, lo vediamo subito dopo perché voglio finire di parlare della taskbar, quindi è così. Allora, qui abbiamo detto che abbiamo i vari lanciatori delle applicazioni. Per quel che riguarda ciascuna applicazione posta sulla taskbar, vi è anche la jump list. La jump list già era presente in Windows 10 e in Windows 7 e qui ovviamente è ancora presente. Alla jump list si ci accede facendo clic col tasto destro del mouse sull'icona. Ciascuna applicazione risponde diversamente nella jump list. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la jump list varia a seconda del tipo di applicazione. Per esempio, su Esplora File vi farà vedere la cronologia delle cartelle aperte, però avete la possibilità di pinnare, cioè di rendere statiche alcune cartelle in modo tale da avere un accesso più rapido. Dove vedete qui scritto frequenti, questa scheda andrà a variare a seconda della frequenza con cui aprirete queste cartelle. Se io fra un mese non aprirò più, ad esempio, la cartella canale YouTube, ok, non comparirà più qui. Se io invece la voglio sempre fissa, perché voglio avere un accesso rapido, allora dovrò fare aggiungi all'elenco. Qui rimarrà fissa e stabile a prescindere dalla cronologia delle cartelle che andrò ad aprire. Per rimuoverla, quindi la tolgo cliccando sull'icona qui. Come predefinite, ovviamente ci sono le cartelle del nostro utente, ma possiamo rimuovere anche queste tranquillamente. La jump list poi ci consente anche di rimuovere le applicazioni dalla taskbar, quindi se faccio rimuovi cliccando qui sopra, vado a rimuoverla dalla taskbar. Per raggiungere poi nuovamente l'applicazione, dovrò cercarla qui dentro,
oppure dovrò trovarla nel menu start. Quindi se io adesso la rimuovo da qui e poi cerco esplora file, eccola qua, la posso poi aggiungere nuovamente a start, la posso poi aggiungere nuovamente alla barra delle applicazioni e ritornerà lì. Io l'ho aggiunta a start per sbaglio e la rimuovo. Potete cambiare l'ordine, quindi se cambiate l'ordine rimarrà stabile nella posizione in cui l'avete messa e questo è quanto. Quando è che è comoda la jump list? La jump list è comoda o se avete un browser e volete fissare delle pagine preferite. E quindi nel caso di Edge potete fissare dei preferiti, oppure nel caso di applicazioni come Word, Excel, eccetera, potete fissare dei file. Quando cliccate col tasto destro, ad esempio su Word, vi farà vedere i file recentemente aperti, però potete anche pinnare quei file in modo tale che rimangano stabilmente sulla jump list e potrete accedervi in maniera rapida. Lo stesso vale per le email, invece, una volta configurate, vi darà, configurati gli account di posta elettronica, vi darà ovviamente ulteriori opzioni. Penso di aver detto tutto cioè sulla barra delle applicazioni vera e propria. Andando più a destra, invece, troviamo l'area di notifiche. Allora, innanzitutto diciamo che qui vengono visualizzate diciamo, delle icone che rappresentano delle funzioni principali del sistema operativo. È l'area di notifica questa, ovviamente vi consente il settaggio del volume, quindi potete aumentare o diminuire il volume a prescindere di quello che avete settato sugli altoparlanti, cioè quello che potete manualmente settare voi direttamente sugli altoparlanti, sugli speaker. La situazione della rete, in questo caso io mi accorgo che sono collegato con un cavo di rete perché l'icona è questa. Nel caso invece di Wi-Fi visualizzerete diciamo il livello del segnale e vi accorgerete che siete connessi in Wi-Fi. Cliccando sopra la rete, in questo caso non vedo nulla se non la possibilità di accedere alle impostazioni. Quando avete il wifi, invece, da questa scheda visualizzerete tutte le reti wifi che il vostro dispositivo è in grado di rilevare e potrete anche switchare ovvero passare da una rete Wi-Fi all'altra e stesso da questo menu inserire la password o le credenziali di quella rete Wi-Fi. Vi darà anche la possibilità di connettervi a reti Wi-Fi nascoste. Questo invece è il pannello di controllo delle impostazioni della scheda video Nvidia. Se avete una scheda video ATI, cioè ATI una volta, una scheda video AMD, ovviamente visualizzerete il pannello della scheda video AMD. Ma questo ovviamente non è presente su tutti i computer. Questo invece è un'icona che sta praticamente a dirci che il microfono del computer è attivo ed è utilizzato da un'applicazione. Questo è molto importante perché vi segnala che sta avvenendo un'acquisizione audio, quindi qualche applicazione sta registrando la vostra voce o quello che state facendo. Ipotizzate di essere sul browser web senza aver chiesto a nessuna applicazione di registrare la vostra voce, oppure vi accorgete che qualche applicazione sta registrando, ma voi non avete la volontà di registrare nulla. Andando col cursore sopra quell'icona vi farà vedere qual è l'applicazione che sta registrando e se quell'applicazione è anomala vi attiverete di conseguenza per capire che cosa è successo, se avete preso qualche virus o cose del genere. Se premiamo sulla freccetta invece ci sono ulteriori icone dell'area di notifica che sono nascoste, questa per questioni di spazio, questioni di ottimizzazione dell'interfaccia grafica. Però potete anche toglierle da questa tendina e fissarle sempre sull'area di notifica,
semplicemente trascinandole e rimarranno per sempre lì, a meno che poi non le trascinate nuovamente sulla tendina. Allora, questa è l'icona di Windows Defender, che è l'antivirus preinstallato in Windows, che è abbastanza efficiente. Questa invece è l'icona di OneDrive, attualmente non è connesso perché non ho configurato alcun account OneDrive, e anche questo potete trasferirlo lì. Potete, cliccandoci sopra, accedere a OneDrive. Questa invece è la rimozione sicura dell'hardware, cioè quella funzione che vi serve per rimuovere in maniera sicura, ad esempio, le chiavette USB o altri dispositivi rimovibili. Questa invece è l'icona di OBS Studio, perché sto effettuando una registrazione attualmente. Immediatamente a destra abbiamo poi la barra della data e dell'orario. Se le vostre impostazioni di data e ora non corrispondono a quelle giuste, dalle impostazioni dovreste modificarle, ma poi lo vediamo in un secondo momento. La novità invece è proprio questa icona che rappresenta le notifiche di Windows. Cliccandoci sopra si apre questa scheda. Allora, in questa area qui compaiono le notifiche. Possono essere notifiche delle app che avete installato, come ad esempio l'app di posta, e vi escono le mail. Possono essere ad esempio notifiche di ciascun tipo che sono collegate alle varie app. Possono essere notifiche del sistema operativo o di Windows Defender, cioè delle notifiche che vi manda il sistema operativo, ad esempio. In una fase preliminare di utilizzo del sistema, dopo l'installazione, vi potrebbe dire: vedi che non ho installato tutti i driver perché non li ho trovati, e voi vi comporterete di conseguenza. Oppure notifiche di errori del sistema, notifiche che Windows Defender ha rilevato potenziali minacce sul vostro sistema, e così via. Al di sotto invece abbiamo degli ulteriori pulsanti di accesso rapido, che vi consentono ad esempio di accedere a tutte le impostazioni, che vi consentono di accedere ad esempio all'attivazione della luce notturna, cioè quella che va a ridurre l'emissione di colorazioni in blu, che diciamo ci fanno restare ben svegli, e quindi attiva la modalità notturna. Vi dà la possibilità di connettervi ad una VPN, di fare una cattura schermo, eccetera eccetera. Quindi vi sono una serie di opzioni che possono essere anche personalizzate. Queste opzioni rapide possono essere rimosse, o è possibile aggiungerne delle altre dalle impostazioni del vostro computer. Allora, se andiamo su tutte le impostazioni, innanzitutto vediamo qui data, ora e lingua. Qui potete settare il fuso orario, potete settare la data e l'ora, però tendenzialmente questa cosa non andrebbe fatta manualmente. Una volta settato il fuso orario, sincronizzatevi col server NTP. Il server NTP automaticamente aggiorna l'ora con quella esatta, una volta che avete selezionato però il fuso orario. L'opzione per passare automaticamente all'ora legale, quando vi è il cambio dell'orario. Ovviamente potete togliere imposta data e ora automaticamente, e quindi poi andare a modificare manualmente la data e l'ora. Ma non vedo l'utilità di questa cosa, a meno che non avete una connessione, a meno che siete sprovvisti di una connessione ad internet. Allora, per modificare queste impostazioni è necessario andare appunto sulla scheda impostazioni o dal menu start, o accedendovi direttamente dall'area di notifica qui, come preferite. Bisogna andare su sistema e poi andare su notifiche azioni. Per modificare le azioni rapide, cioè queste qua, bisogna cliccare sulla voce modifica le azioni rapide. E qui potete ad esempio togliere queste azioni oppure cambiarne l'ordine e così via.
Per quel che riguarda invece le notifiche, se desideriamo non ricevere le notifiche dalle altre app omittenti, cioè non le notifiche di sistema, possiamo disattivarle qui. Possiamo anche rimuovere i suggerimenti durante l'uso di Windows, eccetera, eccetera. Quindi qui abbiamo la possibilità di modificare le notifiche. Possiamo anche gestirle direttamente qui da Gestisci notifiche e accediamo praticamente alla stessa scheda, quindi è molto più semplice andare a cliccare direttamente qui. Ciò detto, questa è la barra delle applicazioni. Allora, mi fermo qui, per questo momento perché poi nel prossimo video vedremo come interagire con le finestre. Altrimenti diventa troppo lungo e mi sembra abbastanza inutile fare dei video troppo lunghi, anche perché ciascuno magari cerca la risposta al suo problema ed è più facile trovarla in tutorial separati. Quindi io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, ad attivare le notifiche per ricevere gli aggiornamenti sui nuovi video caricati e a commentare, a lasciare dei like ovviamente per far crescere questo canale.